Pronti? Quando volete. Finalmente è arrivato il giorno dell'inaugurazione. Sì, finalmente è una bella giornata di festa oggi, c'è tanta gente, tanti concittadini che attendevano con passione, con ansia questa apertura. Siamo contenti per il lavoro che stato svolto, siamo fiduciosi anche per la qualità di quello che è stato realizzato e ci auguriamo che il parco possa essere vissuto in tante attività che vorranno fare per il festivo. Si riattiva il centro secondo me più importante della città, il parco più importante che riammaglia tre quartieri ma che secondo me è raggiungibile in poco tempo da tutta la città, quindi siamo veramente orgogliosi, fiduciosi e contenti di questa apertura. Si è lavorato insomma per dare un po' di volume a questo parco, come anche per i servizi? Sì, si è lavorato per affrontare tutte le questioni in maniera organizzata e ordinata. Voi sapete che è un'opera complessa nella sua gestione, abbiamo immaginato, diciamo, il presidio, abbiamo immaginato che tutto possa funzionare al meglio se quello che noi abbiamo predisposto sarà attivo e funzionerà. Quali sono le novità che troveranno? Sono delle aree completamente nuove, come l'area giochi, poi c'è un museo splendido che è stato realizzato a Casanova, c'è un'intera parte del parco che prima non esisteva, circa oltre un ettaro che si aggiunge a quello che era già esistente e poi tutto è stato rimesso a posto, poi rispetto a quanto è stato arrivato al 98, immaginate che le alberi nuove hanno 20 anni di vita, quindi hanno un valore maggiore, anche certe cose, insomma è un parco veramente Beh, gli utenti l'ho detto più volte, per me devono trattare il loro parco come casa loro. Il parco è, diciamo, è una struttura comunque delicata, ci auguriamo anche che i possessori di cani possano comprendere che queste aree non sono, diciamo, per loro, immaginiamo di utilizzare anche altri spazi, quindi di via Rimongelli per un'area di sgambamento, ovviamente aggiungendo dei servizi apposta per i cani. Insomma, cerchiamo di dinamicamente di affrontare le cose, ovviamente il parco non sarà abbandonato, sarà guardato e curato giorno per giorno. Grazie.